tutti, io sono Veronica e bentornati nella settimana What's in my home della bambina mai cresciuta. Sì! Ebbene sì, oggi a grandissima richiesta facciamo il What's in my astuccio. Perché avete visto il mio astuccio che avevo comprato, insomma era stato uno degli ultimi video prima della mia brevissima pausa e vi siete tutti innamorati di questo astuccio che è veramente bellissimo e adesso l'ho riempito con più o meno tutte le cose che uso giornalmente. Poi farò un piccolo aggiornamento fra un po', magari fra qualche mese, perché ho comprato anche delle altre cosine che ho intenzione proprio di mettere qui dentro. Ovviamente sono tutte cose pucciose e colorate. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere come si presenta una volta aperto. Ta-da! Mi piace tantissimo perché è tutto colorato. Quindi adesso vi faccio vedere cosa per cosa. Allora, qui abbiamo questa penna che non tiro fuori perché hanno fatto male, questa cucitura è minuscolissima, ho fatto una fatica immensa a mettere questa penna. Questa è una penna che mi piace tantissimo per il principio, perché è una penna cancellabile, cioè è una penna in gel, però sopra ha una specie di gommina e la potete cancellare. Mi piace troppo, non la uso quasi mai perché ho paura di finirla e si trova facilmente, l'ho comprata da cinesi, quindi nulla di che. Poi ho queste due che praticamente sono le avevo comprate da, cioè sono sporche sotto, le avevo comprate da Primark, non so se ve lo ricordate, 100 miliardi di anni fa, e hanno tutti gli unicorni e questi sono i colori che uso di più, e questi qui sono due praticamente che avevo comprato da Primark. E poi abbiamo queste altre due che me le aveva regalate Teresa, e siccome i nostri colori preferiti sono il rosa e l'azzurro, come dico spessissimo, e sono anche due dei miei colori preferiti, ho deciso di metterle insieme anche per simboleggiare insomma la nostra amicizia, e quindi le metto qui anche Sabrina, però con Sabrina ho un'altra cosa vedrete dopo. Poi ho questo lapis, questo che uso per disegnare, con questo gattino sopra, che sarebbe una gomma che io ovviamente non userò mai, ci manca che cancelli con quel gatto e poi dopo non esiste più il gatto, no. Fare. E poi altre tre pennine, che queste me le aveva regalate Sabrina in uno swap se non mi sbaglio, e sono penne pennarellino, mi trovo benissimo, e tante volte anche per fare i bigliettini, siccome questi sono i colori che uso più spesso, invece di andare a cercare tutte le volte le penne nei vari astucci, perché ho 100.000 astucci, le metto qui, così anche quando devo fare dei pensierini, dei bigliettini così, vado sul sicuro, vado su questo astuccio qui. E questa è la prima parte, diciamo la parte delle penne. Poi da quest'altra parte abbiamo due tasche, una bella profonda che arriva fino in fondo e una più piccola. Allora, in quella più piccola ho fatto vedere, cioè ho messo questi che si vedono anche dall'esterno, che sono tre evidenziatorini. Questi non mi ricordo se li avevo comprati io o me li aveva regalati qualcuno, comunque li trovate da Tiger, penso siano in linea permanente. Gli evidenziatori anche li uso tantissimo, quindi anche in questo caso, invece di andare a cercare nella cartella nella pochette, diciamo, dei pennarelli che è piena stracolma, invece di quelli lì, insomma, ci ho messo questi, cioè invece di andare a cercare lì, vado qui, che sono tipo due castori, mi sa, e un gattino, bellino. Fra l'altro questi sono i colori che uso di più anche come evidenziatori, che sono l'azzurro, il rosa e il verde, quindi... Poi ho messo questi qui che servono sempre, cioè io ne ho continuamente bisogno, perché anche nei diari, tante volte, anche il diario stesso di YouTube, no? Certe volte ci sono delle pagine che devo tenere sempre in mente, tipo la pagina delle sigle, delle varie copertine, insomma quelle cose lì, oppure la pagina delle nuove idee, siccome poi vado avanti e scrivo altre cose, mi serve quello lì per segnarle. E poi mi piace perché è tutto colorato, quindi fa subito allegria. E l'ho messo qui dietro gli evidenziatori. Poi ci ho messo accanto, aspettate, non mi riesce ad infilarmi dentro. Poi ci ho messo questa penna, che siccome la farfalla ho notato che mi accomuna con tantissime delle mie amiche, perché Chicca ha come desiderio quello di andare in quel posto in un posto, insomma ce ne sono diversi, dove ci sono tutte le farfalle che ti si vengono a posare addosso, quindi. Poi Sabrina ha una penna uguale a questa però azzurra, e lei ama le farfalle come sono disegnate, anche se ha un po' paura, però piano piano sta superando la paura. L'altro giorno mi ha mandato anche una foto con una farfalla vicina, quindi Poi mi accomuna con Mari, perché anche Mari comunque abbiamo fatto quel famoso trucco farfalla. Poi mi accomuna con Ivana, perché c'è
anche il lilla, ci sono un po' tutti i colori, e quindi poi mi accomuna anche con le altre, anche con Francesca, che ama comunque anche lei tutti questi colori, vedete? Mi accomuna con Teresa perché lei ama i fiori e sui fiori vanno le farfalle, e quindi mi accomuna un po'. Poi io penso che un po' tutti amano le farfalle, quindi penso che insomma le mie migliori amiche sono queste. Ora non so se Giusy ama le farfalle, glielo devo chiedere, però questa qui è un po' il simbolo, mi piace perché ovviamente, vabbè, anche io adoro le farfalle per prima, poi è una penna multicolore che ho tanti bei ricordi con queste penne qui, la farfalla, tutti i colori che mi legano un po' a tutti, perché i colori secondo me sono universali, quindi il colore preferito di ognuna lo possiamo trovare. A Francesca ad esempio piace anche il rosso e c'è anche il rosso, a Giusy piace il viola e c'è anche il viola, e poi lei è anche una cartopazza, quindi mi accomuna anche con Giusy per quella cosa lì. Insomma, mi accomuna un po' con tante delle mie migliori amiche. Poi anche la mia migliore amica, che non fa parte di YouTube, ama tantissimo gli animali, quindi anche le farfalle, quindi questa qui è proprio, non lo so, la penna dell'amicizia, la considero, e questa non poteva mancare, quindi ho preso, siccome ne ho tante multicolori, però ho scelto quella per questo astuccio qui. Poi abbiamo la gomma che vi ho fatto vedere, e quella rossetto che tengo solo per bellezza perché fa colore, fa scena. Poi le forbici che uso tantissimo per i miei progetti cartopazzi, quindi vedete, queste qui sono con la punta arrotondata, devo dire che mi trovo bene, anche se certe volte uso anche le forbici normali, ma queste sono più pucciose perché sono pastello. E poi questo qui che mi aveva regalato Manuela, del canale Manuela Home, quindi sono anche tante cose che mi sono state regalate, quindi sono anche affezionata per quello, rosa ovviamente, e questi sono utili per anche qui per fare dei pensierini, a volte a me servono anche per, siccome tra me e mio marito non si fa una testa in due, quindi cosa succede? Che uso tantissimo questi post-it, l'attacco sulla porta e gli dico vai a pagare la bolletta, compra questo, compra quell'altro, e così lui quando va alla maniglia della porta è l'ultima cosa che vede prima di uscire, quindi forse se lo ricorda. E questi qui, essendo che sono post-it, non lasciano, perché una volta l'ho attaccato con lo scotch, l'avessi mai fatto, mi ha fatto una partaccia, non ci mette mai più lo scotch che rimane macchiata la porta. Va bene, comunque uso questi, e questi anche hanno, vedete, quella funzione di prima di segnare le pagine, e questi qui li uso tantissimo, vedete, anche questi qui per scrivere una cosina, insomma dei messaggini segreti così, e questo mi piace tantissimo ovviamente essendo rosa e ci stava alla perfezione. Ovviamente da incrementare, perché ci vorrei mettere anche, ah, c'è anche questo che lo devo sistemare in qualche maniera, perché questa è una punta lapis che era di un, faceva parte di un set, c'è cioè un gattino, non si vedrà mai, ma comunque fidatevi, e praticamente è una punta lapis e appuntate e poi va tutto dentro, però ne ho un altro che però non mi ci sta, però mi scoccia perché praticamente si è un pochino spaccato, lo devo riparare in qualche maniera, però mi piace tantissimo la manina. E un'altra cosa che uso tanto, però non l'ho ancora messa qui nell'astuccio, è la colla, perché la colla l'ho comprata un po' particolare che poi vedrete, è tipo una colla a nastro che è molto più carina rispetto a quella, la Prit che è rossa, cioè, ma almeno la potrebbero fare rosa o di qualche altro colore, va bene. Comunque questo è il mio astuccio, guardate com'è bellino, cioè, lo aprite e fa subito allegria, sapete che io i colori, insomma, andiamo proprio a braccetto. Poi ci metterò altre penne che poi vedrete la prossima settimana, ora non ve lo posso dire perché se altrimenti vi faccio lo spoiler, e anche quelle saranno colorate, vedo se mi riesce a infilarle da qualche parte. E fatemi sapere cosa, ci vorrei mettere anche il trincetto che è parte dello stesso kit di questo qui, però l'ho perso, non so dove cavolo sia, essendo una persona molto disordinata mi compro le cose apposta per essere più ordinata, tipo ora questo astuccio, adesso lo chiudo. E ho qui tutte le cose, quando faccio la cartopazzia, invece di lasciare le forbici lì perché non so dove mettere, la punta lapis di là e là, mi porto questo, faccio tutte le mie cose cartopazze, poi rimetto tutto dentro e così ogni cosa ha il suo posto e un posto per ogni cosa e tutto è sistemato e ordinato. Io devo trovare tutte le scamotage per rendere le cose un po' più semplici. Poi probabilmente prima di questo avrete visto il video dell'organizzazione sul bagno, del bagno, e avrete visto, avrete notato insomma che
devo fare così, devo organizzare le cose in qualche maniera, almeno forse mi rimangono ordinate. Allora, fatemi sapere, questo per ora è il mio video preferito di questa settimana, questo insieme a quello dei foulard, mi sa. Fatemi sapere, questo secondo i miei calcoli lo metterò per ultimo, quindi questo mi sa che è l'ultimo giorno della What's in my home settimana della bambina mai cresciuta. Fatemi sapere, io continuo a tenerlo così perché mi piace troppo e voglio che lo vediate anche voi. È una delle cose più belle che io abbia nella mia casa, e fidatevi che di cose belle in casa mia ce ne sono tante, a cominciare dai miei bambini, ma poi ho tutte cose pucciose, quindi insomma ce ne sono tante, quindi per rimanere colpita da una cosa pucciosa vuol dire che è proprio tanto pucciosa, bella. Va bene, allora fatemi sapere qual è stato il vostro video preferito di questa settimana, se vi è piaciuta, se vi siete divertiti, se ho fatto i video che vi aspettavate o vi aspettavate qualcosa di magari migliore, tipo What's in my frigo, ma quella è una cosa che non vi faccio vedere perché mi vergogno. Poi ne avevo altri, però insomma li farò nel tempo, non vi preoccupate. E niente, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commentino, condividetelo, quello che volete come sempre, e noi ci vediamo prestissimo, cioè la prossima settimana, con altri video. Non sarà un'altra settimana, perché insomma devo andare con dosi lente, perché altrimenti una dose prolungata può portare dipendenza. Scherzo, no, volevo dire un'altra cosa, che se vedete troppi video miei poi a un certo punto non ce la fate più e volete soltanto buttare via il telefono e non vedere video mai più. Quindi insomma ci vado con calma, adesso devo recuperare il tempo perduto, ma adesso poi tornerò alla programmazione normale di due video a settimana. La prossima volta farò anche un tag nella prossima settimana, quindi aspettatevelo, e un video haul. Detto questo, niente, è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato alla settimana, io non lo so ancora perché li sto registrando tutti nei primi giorni, ancora non ne è uscito nemmeno uno, però sicuramente avrete partecipato in tanti, e mando un bacione a tutti voi, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!